Dibattito oggi a Pontedera sui numeri della disoccupazione, mercato del lavoro, tasse locali e immigrazione. Un incontro per fare il punto in Toscana e a livello nazionale di temi che riguardano direttamente il futuro di tutti noi. A partecipare tra gli altri Annalisa Nocentini, segretario generale UIL Toscana, Rosaria Pucci, segretaria UIL Tech Nazionale e Guglielmo Loi, segretario confederale UIL Nazionale. Sono dati contraddittori. Sembra che la grande crisi, quella iniziata nel 2008, abbia avuto, come dire, un fermo, anzi c'è una leggera ripresina del numero degli occupati a livello nazionale, ma anche in Toscana e in queste aree. Però la quantità di lavoro, che pure è in piccola crescita, non significa sempre qualità del lavoro. Cioè sta succedendo che molte imprese hanno investito, stanno riassumendo. Ma sembrano, come dire, fondarsi questi nuovi lavori, questa nuova occupazione su un lavoro molto debole, molto fragile, diciamo il lavoro temporaneo, il lavoro a tempo determinato, precario. E questo è un tema molto delicato perché investe innanzitutto i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Quindi c'è molto da fare ancora. Innanzitutto il lavoro è il primo fattore di inclusione, non ci sono scorciatoie. Non ci sono sussidi che tengano, se le imprese assumono, crescono, investono, c'è nuova occupazione e questo appunto permette a migliaia di persone, a centinaia di migliaia di persone di essere soggetti con diritti e tutele e quindi essere inclusi nella società. Investimenti privati, investimenti pubblici e sullo sfondo naturalmente due questioni. La prima è la riduzione delle tasse. Perché se le persone non hanno soldi in tasca il consumo viene meno e rischiano di andare in crisi settori economici importanti nel terziario, nel turismo, nel commercio. Questo riguarda i lavoratori e riguarda i pensionati. Poi politiche necessarie di riqualificazione e formazione per adeguare le competenze, soprattutto dei ragazzi e delle ragazze, ai nuovi lavori. Sta cambiando il mondo, nuove tecnologie, si comunica diversamente, le persone che lavoreranno dovranno essere capaci di essere in quel mondo in grande trasformazione.